anche la Polizia Municipale molto spesso si trova a dover fare i conti con un organico che forse oggi dovrebbe essere rivisto alla luce della situazione generale, non dico di Arezzo, ma probabilmente di tutto il territorio nazionale. Ad esprimersi all'indomani di quanto accaduto al Pionta è il comandante della Polizia Municipale di Arezzo. Al parco cittadino, che da qualche tempo è oggetto di un progetto di rilancio da parte dell'amministrazione comunale e di tante realtà cittadine, compresa la nostra emittente, è accaduto l'ennesimo fatto di sangue. Un cittadino del Gambia picchiato alla testa da un connazionale con una bottiglia di vetro. La municipale monitora tutti i giorni il parco, ma tutte le forze dell'ordine devono sempre fare i conti con una mancanza di organico quasi cronica. La Polizia Municipale, come tutti gli altri corpi di polizia presenti nel territorio di Arezzo, è impegnatissima sul fronte della sicurezza. L'episodio di ieri purtroppo si innesta in una situazione di difficoltà che c'è in quella zona in cui è avvenuto, territorio che teniamo per quanto possibile costantemente monitorato, anche se, per fare un esempio, nella giornata di ieri contemporaneamente abbiamo avuto 5 incidenti stradali, quindi addirittura abbiamo dovuto chiedere supporto a un altro corpo di polizia per poterli rilevare tutti assieme. Questo chiaramente determina un depauperamento del controllo del territorio a vantaggio di un evento, l'incidente stradale, che era avvenuto e che doveva essere rilevato.